I dipendenti della Napoli Park presidiano Palazzo San Giacomo. I motivi della protesta sono tutti dovuti alla nascita della Napoli Holding, la nuova società che mette insieme Metro Napoli ANM e Napoli Park appunto. L'ansia dei lavoratori riguarda il loro assorbimento nella nuova azienda. In pratica, mentre i dipendenti di Metro Napoli ANM sono al sicuro perché coinvolti in una procedura di accorpamento, la Napoli Park, che negli ultimi anni ha sempre avuto i bilanci in attivo, viene inglobata nella nuova holding attraverso una cessione di ramo d'azienda. Una procedura più complessa e che tiene in un limbo i dipendenti, come spiega Rosario Ortone, RSU della Napoli Park. Ci preoccupiamo per la nostra occupazione, per il nostro futuro e quello delle nostre famiglie. Perché il rischio? Perché noi non siamo a conoscenza di niente, non ci fanno sapere niente. Il Comune di Napoli è totalmente assente. Abbiamo fatto più volte richieste, abbiamo mandato dei fonogrammi, ma c'è la totale assenza da parte del Comune. Già ci aspettiamo almeno che il Comune ci dia una data per un incontro e aprire un tavolo per discutere di tante problematiche. La garanzia lavorativa non ce l'hanno data, non ci hanno fatto sapere perfettamente niente. Sappiamo soltanto che c'è un'ordinanza sindacale per questa nuova fase delle partecipate. Però noi attualmente non stiamo a conoscenza di che fine dobbiamo fare, dove andiamo a finire, se la nostra azienda verrà suddivisa o resteremo tutti quanti uniti. Non sappiamo assolutamente niente.